Ciao ragazzi, oggi prima del video faccio una piccola anticipazione, ovvero il podcast di oggi alla fine si è basato molto sul fatto che io e Luca abbiamo visto entrambi il documentario di Netflix Seaspiracy. Quindi il video contiene molti spoiler, per cui se volete vedere il documentario vi sconsiglio di guardare il podcast adesso. Se invece non siete interessati, guardate il podcast, tanto spieghiamo tutto, ma mio consiglio personale, guardate Seaspiracy davvero. Detto questo, alcune delle affermazioni che abbiamo fatto non vorrei fossero recepite male. Non è assolutamente un invito ad andare a killare nei fiumi quello che diremo nel podcast, ma sono semplici riflessioni seguite da quello che abbiamo, dallo schifo che abbiamo visto nel documentario Seaspiracy. Quindi prendetele come tali e non come un invito, va bene? Nessuno di noi vuole promuovere in nessuna maniera, in nessun luogo, il kill, cioè andare a uccidere pesci, fiume, mare o quello che è. Semplicemente sono semplici riflessioni, prendetele come tali. Buona visione a tutti, spero che vi piaccia. Questo weekend dove si va a pescare? Devo fare il permesso alla valtellina. Devi fare il permesso alla valtellina, vai, torni a pescare in torrente. Sì. Basta non pescare, peschiamo in torrente. Peschiamo in torrente. Però voglio fare il kill quest'anno. Solito discorso che fanno tutti. Tutti quelli che fanno il permesso no kill, solitamente. C'è sempre un anno, lo passano tutti in cui dicono: quest'anno faccio il no kill, almeno trito le ridee, No. porto via le No, no. No, in realtà di recente ho visto con la mia fidanzata un documentario su Netflix. Seaspiracy. ridee. Lo so anch'io. Sì. Devastante. Abbastanza, mi ero ripromesso di non farmi male e non guardarlo perché sapevo, ma alla fine l'ho guardato perché è giusto sapere. E niente, allora ho deciso che quello che dicono, cioè in base a quello che hanno un po' detto, ho fatto dei miei ragionamenti e alla fine la conclusione a cui sono arrivato è: vuoi vedere che questa menata di non salvaguardiamo il pesce nei fiumi, che è giustissimo Sì. ovviamente, io mi mangio il pesce di mare, ma la pesca professionale fa più casino delle petroliere, io lo ignoravo Cioè quello palesemente. che tutti dicono nel 2021 non c'è bisogno di padellare per comprartelo il pesce. Cioè, mi hanno sempre detto, se vuoi mangiare pesce è inutile prenderlo dal fiume. Lo vado a prendere all'Estelunga che è più buono, fresco, tagliato. Invece il cazzo sarà più buono, fresco, tagliato, però fai un danno della Madonna a prendere quel pesce lì. E quindi forse sarebbe meglio lì la filosofia un po' quella di von Schinard, lì, quello di Patagonia, che dice che per essere sostenibili devi essere locale, quindi cioè Lo io so. ho la fortuna di essere pescatore, quindi il cibo me lo posso procacciare da solo. Cibo. Effettivamente sì, perché nel documentario fa abbastanza ribrezzo Molto. vedere che cazzo c'è dietro la pesca professionale. Bene o male sono cose che sapevo, eh. Bene o male tutti i pescatori le Sì, ma sanno. Ma no, così. perché io sapevo, ma non a quei livelli lì. Esatto, ma non a quei livelli lì. Però. Cioè, facesse più male della deforestazione amazzonica praticamente, cioè che ha un impatto sull'ambiente maggiore del disboscamento. Tanto mentre parliamo, io mangio il tonno. Probabilmente ci sono più delfini che tonni qua Mamma mia. dentro. Sì, anche lì poi, cioè, ti fa venire anche il dubbio, nel senso, ho visto tutti quei marchi che dovrebbero garantire, che poi non garantiscono, che è tonno pulito, sostenibile, eccetera. Questo neanche ce l'ha, quindi ti stai mangiando un delfino Qua non fisso. ce l'ha scritto, magari c'è scritto sulla cosa all'esterno, Può o se no essere. è pura salsa di delfino. No, però per dire, cioè, se non ti puoi fidare di quelli lì, come fai a fidarti anche banalmente del fatto che sia pesce pulito mentre quello di fiume è inquinato? Però. Cioè, non lo so, io ho visto il documentario, sono rimasto abbastanza scioccato da quello che fa vedere come te, però non sono arrivato a quel passaggio lì Vabbè. ma più che altro per mia forma mentale, cioè
anche per una rottura di coglioni in meno. Io quando sono sul torrente e chilo una trota, poi non voglio portarmi in giro la trota per... Infatti ho deciso che io destinerò un'uscita mensile a killare, e poi bisogna anche vedere se lo farò. E poi basta. Mi è uscito tipo, amore, vado a fare la spesa Sì, con la tipo, sportina. esatto. E non voglio spendere 300 euro in una borsa di vimini, quindi andrò con la borsa del serume. No, però... Ho deciso di ridurre il consumo di pesce. Ma vedi, io meno male pesce non ne mangio, mangio il tonno, mangio così. Però ti mancherebbero, cioè, io per esempio il pesce in generale non lo mangio, però tipo i calamari li mangio. Cioè, il tuo ragionamento non potrei, perché qui non vado a pescare Infatti il mio calamari. ragionamento è sul salmone. Sul salmone che sostituirei con la trota. Il salmone però, salmone alla piastra, la pasta panna e salmone un po' lo mangio, e poi mi ci posso fare anche il sushi in casa. Sì, ci ho provato una volta, non è venuto. Ma Col non salmone. con la trota. No, ci ho provato il salmone. Il problema è... Proviamoci con la coppa. Proviamoci con la trota. Gli ingredienti erano giusti, sono io che non sono riuscito a fare le palette di riso. Vedremo. Quell'altra cosa devastante è al di là del discorso degli schiavi. Roma, quello male male, Quello tra l'altro arriva alla fine, quindi dà la botta finale quando scopri che ci sono gli schiavi sui pescherecci. Ma quella della plastica. Quella eh. No, ma mica sì. della plastica io ci Sì, sono rimasto di merda. Che sì. si fanno tante campagne anti la plastica, tutti tornano alla plastica. L'altro giorno siamo andati a comprare i bastoncini per girare il caffè qua in negozio. Sono andato quelli in bambù perché ah, la plastica. E poi scopri che il 46% Della plastica. della plastica che c'è negli oceani, queste isole galleggianti di plastica, è composta da materiali da pesca professionale, reti. Perché Poi quella è proprio una cosa che non dice nessuno, non c'è, cioè ovunque non si dice, per cui faceva anche riferimento con particolare roba alle reti. Quindi sì. immagina anche il casino che scaturiscono le reti per gli animali. Cioè il fatto che il 46% di plastica sia data dalla pesca professionale. Di questo 46%, una buonissima percentuale, se mi ricordo 30 quanto, è occupata dalle reti da pesca. Cioè, Beh, ma hai presente abbandonate, quello che fanno vedere fili. sempre nei film? Il granchio che o l'animale che si incastra dentro la cosa di plastica delle lattine da 6. Che tanto io da piccolino quella roba lì non riuscivo a capirla perché noi non ce l'abbiamo quella roba lì. Non ce l'abbiamo, forse ci abbiamo avuto qualcosa. Sì, ma pochissima. E comunque, che si incastra dentro quello? Ok, e allora cosa si incastra dentro le reti abbandonate che Questo rimangono lì? Devastante, quello lì è. è male. No, guarda. Mi ha scioccato tantissimo che mi sono sentito in colpa. Però non Però... voglio rinunciare al pesce, però alla fine ho detto, forse non faccio così un danno se ne porto via un paio. Io ci sono più sostenibili, come il tipo che ammazzava le balene. La Sì. grinda drap, la grinda drap. Però anche quella, effettivamente lì quando parla quello lì, effettivamente tu ti rendi conto, quella della grinda drap tutti la conoscevano in Italia. Per un vecchio servizio delle Iene. Ma ieri non mi ricordo, era a favore o Era contro? contro, Ah, ok. ovviamente. Era una Però ti barbarie. faceva vedere sta barbarie in cui tutti andavano, ammazzavano. E detta così, ovviamente all'epoca anche io dissi, mi chiama che barbarie. Ma certo. Però quando la fate vedere adesso ti dice, ammazzando una balena ci campa un villaggio per un anno, capito? Sì. Quindi dici, beh, forse. Forse. Poi quando dice, io ammazzo un solo essere vivente, la balena, ma ammazzo 200 polli. Sì, vabbè. Quella non ero troppo d'accordo. Cioè, sono animali diversi. Sono animali diversi, hanno una sua logica, un suo filo logico, però poi ci sarebbe anche da dirgli, ok, quindi non mangi pollo.
Oppure dopo mangi anche il pollo, perché allora... Quindi, allora va bene, mettiamo gli elefanti perché sono più grassi ancora. Che cazzo vuoi? Poi di che cosa saprà la valle? Cioè... Il pesce... Ma non è un pesce, è un mammifero. Cioè, mangia plankton. Capito, ma... Magari è buona. Come la mangi la balena? Cioè... Non la mangi? No, la mangio. Cioè, io non la mangio, ma loro sì. La mazza per mangiarla, si pensa. Si presume. Si presume. Non lo so. Ecco, quello non lo so. Come la mangiano, come la fanno, non lo so, in umido? Non lo so, ma fuori dall'Italia non sanno cucinare a prescindere, per cui c'è anche che, cioè, voglio dire, che mai per cose deliziose faranno le bistecche se le faranno alla piastra. Mamma mia. Che cazzo di fare, saprà dire chi da pesca. Cioè, tutto sommato, le trote della Valtellina, che so dove sono cresciute e cosa gli è andato a mangiare, non è che lo so proprio, però vabbè, spero in bene. Però che sono cresciute negli incubatori di UPS, lo so, cioè, vado più sul tranquillo. Dovrò fare anche in UPS il catalogo che sceglie il colore del rosa. Quello mi ha... Quello l'aveva già fatto vedere anche Patagonia, però. Quello mi ha fatto proprio decidere, che ho detto, mamma mia, io cerco di comprarne il meno possibile. Cioè, il punto che... L'ingrosso che compra il salmone può decidere da un catalogo quanto può essere rosa dentro, ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, quanto è fake? Però vedi che, come diceva anche lui, anche se tu decidi qual è la soluzione, non mangio salmone, non mangio pesce, no, okay. Anche se tu decidi di non mangiare pesce, comunque lo Stato sovvenziona la pesca sportiva, la pesca professionale tramite le tasse. Tramite le tasse, per fare. Quindi stai sovvenzionando comunque la pesca professionale, sostenendo la pesca professionale, nonostante tu non mangi pesce. Cazzo faccio, non pago le tasse. Vorrei non pagare le tasse. Le tasse erano pagate. E quando me ne vengono a chiedere dicono, no, perché le tasse non devono. Esatto, non devono sovvenzionare. E vabbè, lì non è che ci puoi fare niente. Cioè, io spero che lì si arrivi a un punto che... Cioè, la pesca professionale, o comunque questo problema qui, si è riconosciuto come un vero problema. Non nascondono, cioè... Anche le associazioni che dovrebbero tutelare la cosa, cioè pensare alla cosa, non lo dicono. Beh, però adesso, secondo me, si comincia... Funziona sempre così, cominciamo a muoversi qualcosa con questi documentari. Sì. Adesso, quindi quelle associazioni che... Vengono classificati come roba da vegani, roba così... No, io non sono tutt'altro che vegano. Cioè. Non è roba da vegano. Viene visto così dalla gente. La gente che non l'ha guardato. Perché che mi vengano a dire. Se tutto il documentario fosse stato incentrato su i poveri tonni soffrono e le povere balene soffrono. Ho detto, vabbè. Se i poveri tonni e le povere balene soffrono, ma ce n'è in abbastanza numero, chi se ne frega se soffrono, perché non è che sono uno stronzo. Facciamoli soffrire il meno possibile, ma qualcosa devo pure mangiare, non è che campo d'aria. Che cazzo. A quel punto allora avrei detto meglio quello piuttosto che uccidere i polli che stanno nelle gabbiettine, tutti smingerli. Però nel momento in cui ti dicono, guarda che se fai così e così e così, viene meno la barriera corallina, se viene meno la barriera corallina abbiamo problemi anche sul trattenimento dell'anidride carbonica. Quello è devastante. Siamo fottuti. È bastardo nel video quando ti fa vedere, ok, questa è l'Amazzonia, la foresta dell'Amazzonia per cui ci battiamo da 20 anni per la cosa. Questa... È la barriera corallina. Capito. Che abbiamo già devastato. E tu dici, no, ma... Cioè, tutto l'ossigeno prodotto dalla barriera corallina. Sai che tra l'altro quella roba lì non la sapevo io. Cioè... No, non la sapevo e comunque questa secondo me potrebbe anche essere un po' non la leva, però la cosa importante è che chiaramente... Cioè, una certa... Anche volendo ammettere che ci siano delle lobby... Non delle lobby, le società dei rettiliani che articolano tutto dietro... Chiunque ci sia che ha interessi, ha una certa, il suo maggior interesse è sopravvivere, quindi non può ignorare, non si può ignorare il fatto che per interessi economici comunque stai togliendo una riserva, una cosa che serve per sopravvivere all'essere umano. Prendiamo l'esempio dell'Amazzonio. Questa qua che è piccolina rispetto è minuscolo il problema rispetto... Non è minuscolo, è immenso. No, tu quello a cui ti riferisci. Ma confrontato con il problema della barriera corallina dell'ossigeno. Lui diceva quanto ossigeno produce la foresta amazzonica e quanto ne produce invece la barriera corallina, che ne produce 30 milioni di volte di più, cioè proprio molto. Esatto, più. Ma per l'Amazzonia...
stiamo facendo molto di più. Molto di più da tanto. E quel molto di più che stiamo facendo. Ma comunque non è, non è. Non è sufficiente perché la stanno devastando quella. Capito cosa intendo? Stiamo facendo tantissimo lavoro per una cosa più piccola. Per una cosa più grande, non stiamo facendo una beramata cippa lippa. Quanto lavoro dovremmo fare per risolvere quel problema lì? Ma secondo me allora semplicemente noi ci stiamo battendo per la Malvasia. Cioè ci sono diversi progetti per la salvaguardia della Malvasia, bla bla bla, semplicemente perché ci sono arrivati molto prima perché era molto più evidente. D'altra parte sono anche 20 anni che io sento il mare, l'abbiamo studiato al 3%, adesso siamo arrivati al 7% e hanno scoperto sta roba qua. Non lo so quando hanno scoperto la barriera corallina, però mi viene difficile pensare che in oltre 20 anni tutti sapessero, nessuno ha fatto niente, si è concentrato su qualcos'altro. Sì, quello è vero. Sono più propenso a pensare che sia una cosa che magari è venuta fuori negli ultimi anni e adesso si sta prendendo coscienza, e sono convinto che tra 10 anni si farà qualcosa anche per quello. Capito? Sono meno ottimista di te. No, io perché io la penso, cioè di base la penso sempre che alla fine, cioè se domani è come se tu producessi esche da pesca, le vendessi a Pusiano e lo scarto lo buttassi nel lago di Pusiano. Non ha senso, tu vendi esche per pescare al lago di Pusiano, se tu ci butti dentro i liquami dopo un po' finisce. Secondo me è un po' la stessa questione, peschi tonni a manetta per sfamare la popolazione, tonni, balene, quello che ti pare piace. Le turpi, le vasti, perché devi sfamare la popolazione? Però poi se è una certa... Il deturpa, cioè questa roba qua va a inficiare proprio la sopravvivenza dell'essere umano, non puoi andare avanti, cioè non c'è ragionamento economico che regga, a parte il fatto che i dati ci sono già, cioè quella roba lì della Barchino che negli anni 80 da solo pescava 2 tonnellate di krill e adesso altrettanti barchini ne pescano lo stesso quantitativo, ma in un anno invece che in un giorno sono 100 volte tanto, cioè già ti dà un'idea di quanto sia ridotto. Però quello, non sono ottimista come te per un discorso molto semplice: non riusciamo a fare quel discorso lì neanche in un ambiente più piccolo dell'oceano, cioè in acqua interna la pesca professionale ancora esiste, ma in acqua interna non è il problema della barriera corallina, non è il problema della barriera corallina. La barriera economica, ma comunque è già evidente molto più che negli oceani. Tanto questo è registrato. E questo era l'intro di tutto Spinning. Sto dicendo, la pesca professionale in acqua interna già è chiaro che non è sostenibile. Già è chiaro che. Anzi, non è sostenibile, è una cosa anacronistica. Come dice De Falco. Ma come dicono tutti, perché è evidente. Cioè, l'altro giorno ho visto un annuncio, tra l'altro un articolo faceva venire i brividi, dell'Associazione dei Pescatori Sportivi di Como. Un articolo dove si tutelava la pesca professionale. Si diceva, poverini, sti pescatori di professione sono... Tra l'altro c'è un calcolo abbastanza così. Sono... non mi ricordo quanti, hanno quest'anno hanno pescato, hanno dichiarato di aver pescato che è importante, che sembra una stupidata ma è importante, tot chili di pesce venduti a tot chili a tot euro al chilo, quindi hanno guadagnato questo che insomma tutto il conto faceva 11-12 mila euro a testa. Una persona non può campare con 11 mila euro l'anno dopo essersi fatta un culo al netto escluse cioè dopo essersi fatto un culo della Madonna. E quindi la soluzione per loro è poverini, dobbiamo aiutarli, tutelarli, fare qualcosa. No, non va tutelato, vanno diminuiti. Sì, sì. Vanno diminuiti, cioè, ma esatto, tu sono 100, comincia a farne 50. Vedi che raddoppiano, da 12.000 euro diventano 24.000. Poi c'è da contare una cosa, che tantissimi pescatori, questo è il dichiarato, numeri molto belli così, però tantissimi pescatori hanno in realtà hanno fatto fare la licenza alla moglie, al figlio, alla cosa, solo perché prendono sovvenzioni. Torniamo alle sovvenzioni, cioè a me non possiamo farci sovvenzionare, ce l'avevano proposto una cosa tipo, ci sono sti uffici, ho scoperto che ci sono tipo degli uffici che vanno quando c'è un bando europeo, adesso ci sono delle sovvenzioni, loro poi vanno a cercare delle ditte a cui proporgli un progetto per poi beccare le sovvenzioni.
Capito? E ci avevano proposto una cosa del genere che non ho mai capito bene perché, ma lasciamo perdere, qualche collega lo ha fatto. Davvero? Sì, c'è in giro qualche collega che ha preso delle sovvenzioni per dei progetti sul negozio che non ho capito bene per cosa. Pensate. Però capisci che se tra l'altro l'associazione dei pescatori sportivi difende i pescatori professionisti, siamo proprio al culmine, ma Como è un paradiso, è un posto Un'isola abbastanza, felice, un'isola felice, un po' veramente. particolare come gestione. Però arriviamo a quello. L'altro, anche qualche anno fa c'è stato il caso che abbiamo discusso di pesca di professione in Parlamento, il parlamentare non mi ricordo di cosa, forse Fratelli d'Italia, si era alzato e aveva detto: queste povere famiglie sulla pesca, cosa volete che danno volete che faccia il pescatore che esce con la sua Con la barchetta? Con la cannetta, i barchetta, bigattini lì così, ma sì, quella roba minchia, lì. robe super attrezzate. Adesso magari non ha Como, però. Però sicuramente non le tirano su a canna, tirano su con reti Tanto c'erano il tonno pescato a canna, una sì, volta lo Mario scrivevo. Mare te lo scriveva. Tonno pescato a canna, io pensavo, che culo che si deve essere fatto questo qua per farmi la scatoletta A un a euro. me? A 1 euro. Ecco, vi state chiedendo che io ho trovato particolarmente interessante. Sappiate che il tonno che comprate a 1 euro in realtà non costa 1 euro. Costa 1 euro perché lo Stato, questo è il discorso di Ecco, prima, delle sovvenzioni. sovvenziona le aziende di pesca professionale, gli dà parecchi soldi in maniera tale che possano Copre abbassare, la differenza di prezzo. esatto, possano abbassare il prezzo in Quella è maniera tale che devastante. sia, sì. Cioè, alla fine ce lo rende praticamente abbordabile a noi, quando in teoria non dovrebbe esserlo, cioè ha dei costi molto alti, eccetera, Però eccetera. Però chiaramente rendendolo disponibile a tutti, in questa maniera qua, c'è tanta gente che lo va a pescare. è un problema, cioè è una cosa che non, a cui faccio fatica a trovare una soluzione, A questo, smettere di eh. Cioè, sovvenzionare. ma ok, smettiamo di sovvenzionare, il tonno viene a costare invece che 1 euro, 20 euro, Una cioè scatoletta. una scatoletta. Inizia a diventare un bene, cioè io me lo sto mangiando parecchie volte adesso che facciamo questa specie di dieta, Eh sì, perché è veloce. perché è veloce, costa poco, è comodo. Comincia a diventare una cosa che Difficilmente. cioè se mi costa come mangiare l'aragosta, forse ci penso 2 volte. E certo. E come me molti non mangeranno tonno, quindi stai togliendo di fatto un benefit, un welfare, del welfare alle persone. Anche quello che dicevi tu prima, ok, mangiamo solo il pesce che peschiamo, vuol dire che non mangio più tonno perché non pesco tonno, Esatto. Oppure andiamo in Liguria a pescare i tonni. oppure andiamo a pescare i tonni, però dobbiamo spostarci con la benzina. Vabbè, diciamo che ancora riusciamo a fare questo, però c'è gente che non potrebbe farlo. Tipo? È Un non un non pescatore. pescatore non può andarsi a pescare il pesce. O uno che abita sulle montagne potrà mangiare tante trote, tante poi dipende, mangiare delle trote, potrà, se, ok, diciamo che lascia stare che noi ce lo peschiamo, togli questo discorso. Mangiamo locale, solo quello che viene prodotto nelle nostre zone, Sì. che si trova qua. Il pesce di mare lo tagliamo, perché abitiamo sulle prealpi, lo Certo. seghiamo. Ah, aspetta, ti puoi mangiare i cefali e Quando salgono? le chepi. Quando salgono? Non salgono Li più fino a noi, seguono, non arrivano più fino a penso. noi. Faccio prima di andare a prendere i tonni che andare a prendermi le Delle chepie. Però già, il pesce di mare lo tagliamo. chepi. Ok. Via, proprio fine. Morto. Che per me può anche starci, perché ripeto, non sono un grande mangiatore di pesce, anzi. Non mi piace tantissimo, ma sono sicuro che, come a me non piace, c'è tantissimo a cui piace invece. Allora, siamo sempre lì. Allora, secondo me il discorso è quello, dobbiamo un pochino pensare meno a noi stessi e un po' più in Ma io e giro. te, adesso che siamo qua sul tavolo, ed è bello dirselo, pensiamo un po' meno a noi stessi, mangiamo meno pesce e siamo tutti contenti. Ma quando fai questo ragionamento su grande scala, soprattutto se sei un politico che deve fare. Immaginati un politico che sale sul palco, Draghi, Conte, sale sul palco e dice: signori, da domani il tonno costerà 20 Sì, euro ma, perché. quest okay, ma questa non è una realtà che tocca l'Italia, Beh, questa è una realtà. come Sì, no, nel senso, questa è una realtà che tocca il mondo, quindi, nel senso, non dovrebbe essere
il Salvini che ha la terza media o la quinta superiore, la laurea, quello che è, che deve fare propaganda e quindi deve essere colto. Cioè dovrebbe essere proprio a livello di Consiglio europeo che a un certo punto dice no, basta Se non sovvenzionare la pesca riescono, professionale, basta sovvenzionare la pesca professionale, tanto costerà così bene, abbattiamo anche il numero. Poi Ok, in Italia così. dovrebbe diminuire la licenza, il numero di licenze probabilmente. Ok, questo va bene, ma non riusciamo, non riescono a fare questa cosa qua sull'inquinamento. Cioè, Trump si è svegliato, è uscito dal protocollo, ha detto no, beh, Il noi ci carbone. sbattiamo i coglioni, continuiamo a... La Cina fa lo schifo che vuole, capito? Questo non mi giustifica però nell'andare avanti a mangiare roba che so che non è... No, ma infatti io dov'è? Allora, io sono convinto che in tutte le cose ognuno abbia un lavoro e poi paghi le persone per fare un lavoro che lui non vuole o non può fare. Allora io di governare l'Italia non lo so fare. Quindi con le mie tasse pago delle persone perché lo facciano al posto mio. Poi si spera che lo facciano bene, in questo caso lo stanno facendo bene, male, non si capisce, non lo fanno più delle volte, però pago gli stipendi perché ci pensino loro. Ora io, Davide Ferri, che cosa posso fare per questo problema qua? Obviamente un cazzo, nel senso, voglio mettermi lì a fare propaganda come ha fatto quello di Netflix. Sì, No, non non voglio, non c'ho voglio. voglia, non c'ho voglia, non c'ho tempo, non sono un bravo oratore, non sono nessuno, scommetto che c'è gente migliore di me. Questo non fa di me una cattiva persona perché non ci provo, fa di me una persona cosciente del fatto che non sarei in Italia la persona più indicata per fare questo lavoro e aspetto qualcuno che lo faccia di più, meglio rispetto a quanto come lo farei io. Anche perché in tutto ciò io pure dovrò campare in qualcosa. Ok. Quindi dico, cosa posso fare io nel mio piccolo? Io nel mio piccolo posso diventare locale. Quindi siccome vado a pescare posso trattenere magari qualche trota e ti dirò la verità, se avessi un giardino ci metterei due polli. Non ce l'ho, niente polli. Al di là di quello poi spero che un giorno le autorità, chi io in questo momento sto pagando perché si occupi del paese al posto mio, perché io non posso farlo, e nessuno mi paga per farlo, si occupi anche del problema. E sono convinto che prima o poi se ne occuperanno, perché è un problema che tocca non solo la balena, che obiettivamente un sacco di volte io per esempio mi sono ritrovato a pensare ste zanzare di merda se non ci fossero sarebbe un mondo migliore e immagino che qualcuno a qualche parte seduto sui soldi dice ah sti tonni quanti soldi mi fanno fare che mi frega se muoiono inizierò a uccidere un altro animale tanto ne uccido un altro qualcun altro si fa su tipo il siluro ne siamo infestati volendo no poi non è che uno deve ammazzarlo per forza anzi Non è buono come il tono. no certo che non è buono come tonno però il ragionamento è. Però a questo punto stiamo andando a toccare una roba che, cioè loro sono andati a toccare una roba tramite la pesca professionale, le reti a strascico, l'inquinamento, eccetera, che non tocca solo il tonno, che se finisce passi a mangiare un altro animale. Vai a toccare proprio l'ecosistema e Sì. vai a toccare proprio la sopravvivenza dell'essere umano. Questa roba qua tocca chiunque. Quindi prima o poi, secondo me, qualcosa andrà fatto. Quindi, Ma che dopo i tempi della politica siano lunghi e poi arriviamo ed è sempre troppo tardi o è comunque... troppo tardi, quello è il problema. Cioè, troppo tardi è abbastanza devastante se ci pensiamo. Però sono anche abituato a essere cresciuto in un mondo dove il troppo tardi è la norma. Cioè adesso sul riscaldamento globale è Ieri obiettivamente troppo leggevo. tardi. Dobbiamo lavorare per contenerlo, non più per sistemarlo, per Vent'anni contenerlo. fa, 20 anni fa si diceva, 30 anni fa anche, si diceva nelle pubblicità progresso, si diceva facciamo un sacrificio oggi per dare un mondo migliore ai nostri figli. Quei figli Siamo siamo noi. noi e Sì, non è migliorato, anzi la situazione è peggiorata con l'inquinamento e cose. ma la nostra generazione, secondo me, è più improntata a fare quel sacrificio di quanto non lo era quella dei nostri genitori. Per Sì, però adesso si dice che ormai siamo troppo in là. Se cosa? anche domani, mi sembra che lo diceva anche la Netflix, se anche domani brasassimo la pesca professionale, non riusciremmo a ricreare, a fermare la ruota, capito? No, questo non lo Mi sembra di dici. sì, mi sembra di sì che in alcuni casi, alcuni stock sono invariabilmente compromessi. Vabbè, Luca, è una certa... Cioè, Qualcosa va fa, sì. quello che dico è, no, abbiamo distrutto, va bene,
Mi viene anche da dire che la Terra, cioè da 4,5 miliardi di anni, prima c'erano i dinosauri, sono crepati anche loro Sì, e la Terra va beh, avanti, e la Terra va avanti ma a anche il discorso girare. del locale, produci locale, ok, ma non è che locale non inquini, No, no, non infatti. fai, non disfi, non brighi. Qualcosa fai, anche se tu mi porti un esempio, era per Ma poi non è esempio. possibile, io perché posso andare a pescare, vado a pescare, quindi volendo potrei campare di pesce, che poi non lo fai. Però uno che non va a pescare, non va a cacciare, fa l'impiegato, che cazzo fa? Si spara in testa, non può mangiare. È chiaro che No, si paga il cucina pescatore, poco. vuoi dargli però. Ma Paga il allora pescatore locale, paga, locale. ok, pa mi paga, per portargli da pesca. Allora io in quel momento sto diventando di ipso facto un Pescatore. pescatore professionale. Sì, Perché a quel punto la mia però non quota. vendi la tua scatoletta di pesce a 1 euro, No. la vendi a molto di più, per cui cioè, si compensa in quella maniera lì la cosa, cioè si dovrebbe compensare in quella Sì, maniera lì la cosa. ma io non so. E vabbè, ma non è che si. Non perché ti metti in tasca più soldi, ma No. perché ci sarà meno richiesta. Certo, però anche lì non è che il fatto di pagare i soldi, cioè i soldi si tramutano automaticamente Non è in. automatico, ma diminuendo la richiesta. No, però comunque tu stai prelevando del pesce. Sì. Cioè, quello che sarebbe interessante è capire quanto pesce puoi prelevare per fare in modo che non vada ad andare in perdita. Però Lì è un è dura, bel. però non lo puoi fare anche perché siamo a 7 miliardi. Ma guarda, allora, adesso ti faccio un ragionamento che secondo me è l'emblema del problema. Siamo arrivati a questo punto perché obiettivamente secondo me ci sono tante bocche da sfamare. Siamo troppi. Siamo troppi, Beh. perché dove ti giri, cosa fai? Mangio vegano? Eh sì, metti tutto il mondo a coltivazione vegana, vediamo se la terra è Sì. contenta. Non lo puoi fare. Puoi mangiare pesce? Abbiamo appena visto che non lo puoi fare. Vuoi mangiare carne? Non lo puoi fare comunque. E comunque non è che. Sì, siamo magari un po' sovralimentati, però non siamo più all'età della pietra che mangi una volta alla settimana quando cacci il cervo. Comunque sei abituato a mangiare tutti i giorni e lo devi fare. Beh, ma non è che stiamo vivendo anche lì, stiamo vivendo, lo dicevo anche, l'ho letto anche in un altro libro, tutti sopra le Alle nostre nostre possibilità, va possibilità. bene. Però abbiamo questo problema qui e ci bombardano, che poi non è che ci bombardano, però alla televisione passa il messaggio di fare figli, di figliare. Una volta figliavano molto di più. Ok, però adesso figliano di meno e mia mamma aveva 8 fratelli, io ho 2 sorelle, quindi siamo in 3, siamo già tanti. Però adesso figliano molto di meno, per quello adesso la televisione ti dicono, tipo la Meloni tiene i comizi, la famiglia tradizionale, fate figli, figliate. Ma non è che li fanno davvero per il Sì, motivo della Chiesa. perché Perché sennò noi non ci pagano la se pensione. no noi non avremo nessuno che ci paga tutta questa roba tipo il sistema sanitario nazionale, le pensioni, la previdenza sociale, va tutto a quel paese. In Italia così come negli altri paesi. Quindi ti dicono di figliare, però lo capisci il paradosso, da una parte ti dicono di figliare per mantenerti. In altri paesi fanno entrare. C'è una previdenza C'è diversa. una cosa diversa? No, fanno entrare immigrati perché pagano anche loro. Quindi, Vabbè, cioè, ma i nostri immigrati, regolarizzano gli immigrati. mancherà se immigrati in larga, ma non tutti in realtà. Però. Vabbè, Cerchiamo, invece noi ma ultimamente sta anche. vincendo il mandiamoli a casa perché ci rubano il lavoro. Lavori che magari, vabbè, poi, Ma altro questo è un discorso. discorso diverso ancora, però anche lì sono convinto che la nostra generazione, nel male e nel bene, nel senso che vedo che adesso tante classi degli elementari sono miste, quindi abbiamo Sì, ragazzini sì, che sì. crescono con la consapevolezza del diverso. Ma il problema è quello. Il problema. Oh, allora, E figliamo quindi. meno. Ok, diciamo, ma diciamo anche che vogliamo far entrare immigrati per pagarci le nostre cose. Quindi i migrati entrano e alzano il loro stile di vita. Cioè anche loro dopo Sì. vorranno mangiare tonno. Cristo, capito? Lasciatecelo a me. Il problema è che veramente che stiamo vivendo tutti sopra le nostre Un domani possibilità. lo slogan di Sopra Salvini sarà le nostre. ti Tonno immagino il di. loro tonno, il nostro tonno italico, ce lo Ma mangiamo. probabilmente era già. Beh, non l'ho Può fatta con la essere. Nutella. Ah, vero, con le Con le nocciole. nocciole, ma è quello il discorso. Stiamo vivendo tutti, tutto il mondo punta a vivere sopra le proprie possibilità. Perché al giorno d'oggi la tecnologia, come sono cambiate come è cambiata la vita, ce Certo. lo permette. Cioè, l'altro giorno io ho ordinato delle esche dall'America e in 3 giorni erano qua. Poi dovrà essere detenute 10 giorni, però Figurati. fa niente. Questo è un altro discorso. Questo
una volta, banalmente, quando io, cioè, ma neanche andando troppo lontano, 10 anni fa, quando ho cominciato a pescare a bass e usciva una nuova esca, quell'esca io la vedevo sui giornali ed era già tanto, la ordinavo e la vedevo dopo 6 mesi forse in Italia. Capisci che cambiano le cose, tutta la cosa. Adesso invece anche la pandemia ha fatto dei disastri sui rallentamenti dei prodotti che arrivano. Ma anche il discorso con i container della Cina, io esco pazzo, cioè, a vedere che adesso, perché una nave si è messa di traverso un mese fa, si è bloccato il mondo, non passavano tutti di lì, cioè, è follia. So. Probabilmente se, come diceva Chouinard nel libro, mi sembra, se tu produci locale, la maglietta la produci in Europa, non in Italia, ma in Europa, col cotone che arriva dall'Europa, nelle fabbriche europee, probabilmente costa di più. Poi in realtà bisogna vedere anche, cioè, ma all'inizio costerà di più, ma dopo, se anche l'Europa, lo stabilimento funziona, cioè funziona sul lavoro, probabilmente si abbassano i prezzi. Non dico che diventiamo come la Cina, però costa di più, ma ti risparmi trasporto, inquinamento, robe. Poi se la maglietta la producono in Germania e me la portano qua, comunque c'è un trasporto, comunque c'è un inquinamento, ma sarà meno che il container dalla Cina. Cioè, quella è una soluzione, che va percorsa, Ma io sono convinto che qualcuno ci stia pensando, cioè, mi piace pensare così. Non vedo dei grandi... Abbiamo avuto Greta Thunberg... Sì, ma quando Greta Thunberg diceva così, gli hanno fatto le foto anche sui giornali, quelle robe erano scene, perché gli ho preso una foto che lei a 12 anni aveva fatto una foto che beveva... Sì, da una bottiglia di plastica. Sono tante critiche che ho visto arrivare tendenzialmente da boomer, e quindi col ricambio generazionale un po' si cambierà. Ma io qualche giovane, giovinastro con la mentalità del boomer l'ho beccato, cioè qualche idiota. Okay. Eh beh, però vedi, sono idioti, cioè a me va bene finché sono idioti. Hanno una hanno tanta cassa di risonanza ultimamente, però. No, allora, premesso che poi dopo anche a me Greta Thunberg, allora, secondo me non era l'emblema della simpatia. E vabbè, ho capito, non è simpatica, però... Hanno scelto un personaggio un po' non bellissimo, non esteticamente, però... Però il messaggio invece, quello era chiaro, quello era lodevole. Sì. No, è lodevole, lo è ancora. Lei che fine? Gira, libri, robe... Andata in barca, sì, anche lì la cosa, quando è andata in barca dall'Inghilterra all'America, sì, per risparmiare, che poi gli hanno detto tipo che la sua barca era costata, cioè il carbonio utilizzato per fare la sì, barca, sì, vabbè, perché invece se fosse andata in aereo gli avrebbe detto che aveva preso l'aereo, cioè siamo sempre lì. Poi dopo, sì. Poi dopo le persone si aspettano che tu sia sempre 100% di una cosa, 100% dell'altra, cioè non si aspettano mai le sfumature. Capito? Però al di là di quello, comunque, cioè, 2 anni fa abbiamo avuto Greta, e lancio un messaggio a chi ci sta guardando e si riconosce magari in persone che non, a cui non piaceva Greta, hanno remato contro magari sui social, eccetera eccetera. Lasciate stare il personaggio, ma tenete il messaggio, cioè guardatevi si ispirasi e capite quanto male siamo messi. Non lo volete fare per voi, perché giustamente dite: io ho già i miei problemi a fine mese, devo pagare le bollette, devo pagare questo, quest'altro, non posso pensare anche a quello. Il ragionamento va bene, però sì, non siamo eterni. Cioè, nel senso, il mondo, cioè, arriverà un momento, secondo me, in cui i nostri problemi non saranno più dove andare all'università, cosa fare di mestiere, ma saranno dei problemi di reale sopravvivenza, mancheranno delle robe, beni che adesso magari consideriamo di prima necessità. Esatto, ma... Il tonno in scatola è un bene di prima necessità, cioè, ma va, cambia anche senso. È quello che sto dicendo. Però per moltissimi è un bene di prima necessità. Ma no, infatti, secondo me in realtà è solo una questione di abitudine. Se tu lo levi, sì, ma io e te, io, okay, oggi decidiamo, se lo sono sul tavolo, se domani mi dici non mangi più tonno, ti dico va bene, posso sopportare. E tu dici che tante persone non sarebbero d'accordo, sì. Ma io a quelle persone gli direi: come hai fatto a sopravvivere senza l'aragosta? No, l'aragosta non la mangio. Posto! Stessa cosa. Ti devi abituare, ti devi disabituare a mangiare il tonno. Ti hanno abituato che lo potevi mangiare tutto il giorno, tutti i giorni, quando volevi. No, basta, adesso non lo puoi più fare.
È ovvio che non lo fai dall'oggi al domani, ma lo devi fare Devi farlo graduale. Ed è graduale, ovvio che cioè deve anche devi. seguire un messaggio anche tramite i governi, le istituzioni di bombardamento, di mangiare tonno non va bene per questo motivo. Magari fai cuscire un paio di robe tipo ho trovato tantissimo mercurio nel tonno, così la Ma ci sono gente. quelle cose, Vabbè, quelle ci sono. ma. Poi vabbè, ci sono, poi Ti faccio vanno, poi l'esempio, torni alle associazioni incidenti. che dovrebbero essere per la pesca del tonno pulito, lì, dolphin Sì, friendly, e invece invece poi gli che sono dice che corrotti. so, beh, ma la gente è corruttibile. Ma allora, che cazzo è? È un po' Ora, strano io anche vorrei, là. ma la gente è corruttibile. E quindi? Ah no, però io sono convinto che le persone si abitueranno, dipende sempre come gliela metti lì. È chiaro che se mandi un personaggio come Greta a dirlo, la gente Ma Greta è anche un personaggio che funziona perché è una bambina, poi dopo. Cioè, puoi prendere anche. no, per dire, devi Ma mandare un cioè, non c'è personaggio un. che diventi popolare. Ma Però è diventata popolare. sì, tra quelli che ci credevano davvero. Ma. Veramente, chi mandi? Eh? Chi mandi? Se prendi un neonato appena nato, pulito, verginello, Gesù Cristo. Anche quello. Tempo una settimana. Diventa. L'ho Ma una volta Bucca Luca ha visto bevuto un che biberon di ciucciava da una plastica. tetta! L'ho visto che ciucciava da una tetta! Capito? Cioè, riesce una Ehi. macchia del fango No, devastante. vabbè, ok. Ma adesso lasciando stare Però Greta è Greta. diventata. È stato un bel. Secondo me non era sbagliata come attivista. Cioè, una ragazzina, fatto quello, poi ci sono tutte le polemiche sul fatto Boh, era austera, così austera. che era troppo lì, diciamo, per la sua malattia, che aveva quella malattia che è una specie Non so. di non Gli petrificava autismo, la no, faccia. non di autismo, ma una cosa che ti porta a essere super focalizzato, cioè focalizzato su un La argomento. sindrome di Tourette o di No, Tourette è Asperger. quella che ti metti ad andare a fanculo la gente. Asperger, allora. Asperger è quella sorta di autismo in cui sei È una super. sper non lo so, Non però è lo questa cosa in so. cui sei focalizzato su quello, Non per cui tu lo so. studi solo quello, fai solo quello, ti occupi solo, è come se fosse la tua ragione di vita, è la tua ragione di vita. Per cui lei odiava veramente Trump, tutte queste cose qua. Però vabbè, sono polemiche, però lei è stata molto, cioè, Ah sì, Asperger, vedi, Asperger. Asperger, non però sapevo. non Tourette. Non Comunque, Tourette, però sarebbe bello averla tutte e due no. insieme. No, vabbè, comunque quello che intendo dire è che comunque, secondo me, dobbiamo anche noi un attimino capire, cioè devono farci capire quali sono le nostre reali possibilità adesso e che cosa non possiamo fare. Ma comunque la questione di, che ho sentito dire a molti, c'ho già i miei problemi, eccetera, eccetera, è una roba che è vera, cioè è lì che io Ma dico, forse anche perché non viene vista come una cosa, cioè, a noi non toccherà. Bene o male, fino a che morirò, fino a che campe. No, forse neanche, perché dice che entro 2050 parecchia roba. no. Guarda che le Forse neanche. scadenze sono 2040 per la previdenza sociale in Italia, quindi comincia a farti il fondo pensionistico. Cioè E Bitcoin? Cioè Bitcoin? poi sì, era 2050 per le riserve e lo stock ittico, aspetta, passate, un po' di menate. Comunque, al di là di quello, cioè, siamo sempre lì. Io, così come con UPS, io pago delle persone perché loro pensino alla gestione dell'acqua al posto mio. Se loro dicono che io posso prelevare 4 trote al giorno ed è ok, io prelevo 4 trote al giorno. Poi tu mi puoi venire a dire, guarda che 4 a pescatore sono tante. E io ti dico, ma sai cosa c'è? Io ho pagato Sì. E delle persone che ci hanno pensato. ma se tutti facessimo, cioè se tutti andassimo a pescare 4 ore al giorno, magari non tutti i giorni, Ma infatti, il aumenta. punto è che tu stai pagando delle persone per pensare al posto tuo. Tu in teoria non dovresti preoccuparti. Poi te ne preoccupi per come vedi, c'è la falla, perché 4 trote al giorno sono troppe, mangiare tonno a 1 euro è troppo poco. C'è la falla e quindi tu puoi pensare a fare qualcosa. Come lo fai? Io penso locale, per me dico Davide quest'anno preleverà 2 o 3 trote e vedrà di farsene andare bene piuttosto che il tonno e comprarmi dal tonno. Comunque, mi è venuta in mente una cosa. Quando vuoi andare a prenderti le trote da mangiare, vai con Zitti. l'asciura così sotto braccio. Anche questo sì, sembra fico. Eh?
Questo è quello per cambiarsi vuote. Sì, per cambiarsi vuote, ma c'è un mattino per troppo. Se lo vede il rappresentante di Patagonia qua, le rimanda tutte indietro. No, fermi! Se lo vede Cinardo, mi toglie la cosa. Ho puntato il cappello di Patagonia azzurro e bianco, che ci sta da Dio con la mia nuova torrice. Vabbè, ma... E niente, quindi quello, però. Andiamo a bere il caffè. Però. Andiamo. Ma il caffè è sostenibile? No, sono abbastanza certo che ci sia un bambino senza un braccio che lo sta coltivando. E del resto le aziende del caffè hanno ucciso anche l'uomo ragno. Non so più in cosa credere, lui.